Perché nonostante la presenza del Vangelo, nonostante 2000 anni di cristianesimo, le cose non vanno come dovrebbero? Dov'è la salvezza? Anche questa redenzione che Gesù ha compiuto, dove si mostra? Sono i dubbi che ci poniamo noi, ma che si ponevano anche i primi cristiani, sia i discepoli di Gesù che poi subito dopo la prima comunità, la comunità a cui si rivolge il Vangelo di Matteo, una comunità di ebrei rimasta stordita, annichilita da quello che è stato un evento catastrofico, la distruzione del Tempio di Gerusalemme. E la domanda è seria, è puntuale, perché nonostante la salvezza e la redenzione di Cristo, l'uomo continua a vivere nella tenebra, nell'ombra? Perché questo seme sparso con abbondanza, con grande sforzo, alla fine produce, sì, ma solo una minima parte, il 25%, su 4 terreni uno solo porta frutto. Ecco allora che la riflessione di domenica scorsa continua, con la parabola della zizzania, una parabola lineare, semplice, una parabola immediata. Gesù vuole rassicurare i suoi discepoli e Matteo si ricorda di quella parabola e la applica a quella che è la sua comunità. A spiegare la dinamica interna del regno, che se anche, come abbiamo visto, il seme germine, germoglia, ha a che fare con la zizzania. La parabola è semplicissima, c'è un campo seminato a buon grano, viene il nemico di notte e semina la zizzania. La zizzania, sono andato a informarmi, è una pianta che è identica al grano, ma una volta che matura, e solo a maturazione, fa vedere che invece del grano ha qualcosa di non commestibile. Non solo, ma va a intrecciarsi profondamente con le radici del grano. Una catastrofe. Il nemico semina la zizzania in mezzo al campo del buon grano. Ed ecco che quando comincia a spuntare, quando comincia a crescere, l'occhio avvezzo dei contadini, dei servi, dei dipendenti si precipitano dal padrone dicendo: guarda che qualcuno ha seminato la zizzania, dobbiamo strapparla via prima che soffochi il buon grano. È il padrone stesso che dà l'interpretazione: un nemico è venuto a seminare, e conclude: no, aspettate, pazientate, perché quando sarà il momento strapperemo via la zizzania, perché corriamo il rischio in questo momento di strappare via anche del buon grano, perché la differenza è minima. Questa è la parabola, semplice, lineare, e che ci invita a riflettere su quello che è l'impatto del Vangelo nel mondo, su quello che è l'impatto del Vangelo fra noi cristiani, perché dobbiamo essere molto onesti con noi stessi. A volte la zizzania soffoca il grano dentro di noi. Quando leggiamo di scandali, quando leggiamo di cose che non vanno, di cristiani dalla doppia vita, alla doppia facciata, attenzione, non sto parlando della corretta evoluzione di qualcuno che si considera peccatore che vuol cambiare, sto parlando di chi vive una falsità assoluta, un'ipocrisia, dice una cosa e fa il contrario, negli affari, fra i preti, e questo ci scandalizza. Ebbene, davanti a questo Gesù dà una risposta, che è quella della pazienza. E poi anche in noi stessi, succede soprattutto per chi magari fra noi si è avvicinato alla fede da adulto, che ha avuto una conversione da adulto, oggi è quasi un genere letterario, no? Prima era un disgraziato, adesso invece ho incontrato Gesù. Beh, non è poi sempre così, sinceramente, ma è molto interessante, perché poi dobbiamo fare i conti a un certo punto del nostro percorso spirituale con quella che è il mio vecchio io, con quello che è l'uomo vecchio, direbbe San Paolo scrivendo agli Efesini. Pensavo di essere cambiato, pensavo di aver fatto un cammino straordinario, stratosferico, ecco invece che mi ritrovo a fare i conti con il limite e con la povertà che comunque continuo ad essere. Gesù dà una risposta ai servi, che siamo noi, che vorrebbero distinguere, strappare, sezionare, uia, mamma mia, interveniamo subito. Da una chiave di interpretazione, un nemico che ha seminato, perché io ho seminato a buon grano, e nel contempo invita alla pazienza. Non sta dicendo non fatelo, dice lo faremo poi. Perché? Perché il grosso rischio è che questi servi zeloti, zelanti, non sappiano riconoscere il buon grano dalla zizzania, e così corrano il rischio di strappare anche il buon grano. Certo, nella logica degli uomini è un rischio che si può correre, alla fine resterà comunque un sacco di raccolto, ma nella logica di colui che va a cercare la pecora smarrita non va assolutamente bene, e Gesù invita la pazienza. Ecco allora la decodifica semplice di questa parabola.
Quando vediamo il mare, il male, imperare, la zizzania, crescere accanto, dentro, innestarsi addirittura nelle radici del buon grano, quello che dobbiamo fare non è disperarsi, non è voler creare la chiesa dei puri, dei perfetti, quelli a cui va tutto bene, non è dentro di noi diventare dei talebani anche con noi stessi, ma semplicemente avere pazienza. Gesù non sta dicendo di non fare la cernita, dice di non avere fretta di farla, per non correre il rischio di strappare qualcosa che può ancora cambiare, qualcosa che all'apparenza sembra male, ma invece magari rischia di essere una spiga. Ci sono ancora alcuni dettagli molto molto interessanti in questa parabola. Il primo è questo, che il padrone dice di avere seminato buon grano. Ed è bello poterlo dire, guardate che il mondo, il creato, è seminato a buon grano. Guardate che tutto ciò che ci circonda è seminato a buon grano, il mondo è positivo, ma un nemico che esiste ha seminato la zizzania. Il nemico c'è, il male, il maligno, il demonio. La Bibbia non ha paura a impersonificarlo, e poi lasciate perdere gli zampini da capra e le corna. Il demonio è molto più bello, affascinante e seduttivo di quello che lo rappresentiamo nella nostra ingenuità. Ebbene, esiste un principio del male che nella Bibbia, ricordatevi sempre, non è alla pari con Dio, non è il contrapposto con Dio, ma gli è soggetto, è sotto. Il male è, come dire, l'ombra della luce, è necessario per vedere la luce, ma non ha potere sulla luce. Però è onesto dirvi, guarda Paolo, dentro di te c'è una parte oscura. Guardate che dentro di voi c'è una parte oscura, la zizzania c'è. È un dato di fatto, non dobbiamo fare grandi ragionamenti dove proviene il male, esiste. Prendine atto. Ed è interessante perché il male semina di notte. E quindi l'invito sembra essere sottinteso di coltivare il giorno, di coltivare la luce, di coltivare il positivo, di coltivare l'onestà, di coltivare cioè tutti quegli aspetti della nostra vita che vanno nella direzione della luminosità e non della tenebra e della cupezza. Discernimento, parola, meditazione, sacramenti, confessione, confronto. Tutto questo ci porta verso la coscienza di cosa è zizzania e cosa no. Un secondo dettaglio che mi appassiona è il fatto che, come vi dicevo, gli agronomi ci raccontano che la zizzania e il buon grano sono praticamente identici fino al momento della maturazione. E questo dice una cosa che io spesso ribadisco, e cioè che il male si traversa sempre da bene per essere compiuto, altrimenti nessuno di noi sarebbe così idiota da bere un bicchiere di veleno, perché non sappiamo che veleno che lo beviamo. Tutto quello che noi facciamo all'apparenza è giustificato, ma cosa c'è di male a fare questo, ma non è poi così grave, ma in realtà, poiché zizzania e grano si sovrappongono, dobbiamo portare a maturità, dobbiamo portare avanti prima di dare un giudizio, dobbiamo aspettare fino all'ultimo. Pensate con le persone, quello lì è insalvabile, quello lì è un disgraziato, un delinquente, lasciamo portare a maturazione la zizzania e poi magari vedremo che non era zizzania, o al contrario, qualcuno che all'apparenza sembrava uno splendido grano alla fine si rivela essere qualcosa di improduttivo. La terza e ultima riflessione mi viene dalla pazienza. Io non ne ho di pazienza, è proprio una cosa che mi manca, ma proprio niente. Eppure Gesù chiede a me di avere pazienza con Paolo, con chi mi sta intorno, con voi, col mondo e anche un po' con Dio. Perché a volte, non so voi, ma a me verrebbe da dire a Dio, beh, fai un po' meglio le cose. E la pazienza, che non ha nulla a che vedere con la rassegnazione, è una parola che mi piace molto, perché mette insieme due concetti, mi sembra, io non sono linguista, ma l'idea dell'attendere e del patire. Potremmo dire aspetta anche se soffri, aspetta anche se sei a disagio, perché c'è un di più che arriverà alla fine di tutto questo percorso. Lo vedo da me che è un Vangelo impegnativo, ma è un Vangelo anche molto liberante, almeno quando sperimento la zizzania dentro di me o intorno a me. Quando vorrei mettermi lì a strappare, a fare, quando vorrei fare un po' di efficienza in questa chiesa fatta di tante luci, ma anche di qualche ombra pesante, a me verrebbe da dire, beh, Signore, facciamo un po' di pulizia. E guarda caso mi trovo sempre dalla parte del grano. Mi inquieta questa parola perché a volte io sono un po' come questi servi che vogliono le soluzioni immediate, che vorrei convertirmi subito, tutto, definitivamente, invece devo fare i conti continuamente con quel poco che sono e con i tanti difetti che mi umiliano
e che mi ricordano che c'è anche un bel pezzo di uomo vecchio dentro di me. Eppure che liberante che è questo Dio che ci invita ad avere pazienza. Buona domenica.